Presidente Andrea Agnelli a Roma,
perché lui lo ha venduto in Puglia per l'Ecce Juventus, però purtroppo per impegni personali in Puglia non è più venuto. Inoltre l'inaugurazione è stata anche rinviata perché il centro di coordinamento dei club di Torino ha invitato tutti i club pugliesi a Lecce e quindi per questo motivo sono stati costretti a rinviarla. Il 7 gennaio non avevamo più fatto inaugurazione e abbiamo usciato un altro giorno, il 5 maggio. Forse non tutti sanno, ma il 5 maggio per tutti i tifosi juventini è la data più bella e più importante, perché 10 anni fa la Juventus vinceva il 26° scudetto. Forse... forse il più amato, il più bello sicuramente, e per questo motivo abbiamo scelto questo giorno. Per questo ringraziamo anche l'ospite Stefano Tacconi, perché ha deciso di venire il 5 maggio da noi. Grazie Stefano. Ringraziamo l'amministrazione comunale, il sindaco, che diciamo che è il padrone di casa e ci ha offerto la sala consigliare per un evento così importante, almeno per noi juventini è molto importante. Abbiamo già ascoltato il sindaco, nonché socio fondatore, è uno di quelli che all'inizio ha detto io ci sono, vi domando, e per questo ti ringraziamo, grazie mille. Adesso diamo la parola all'altro padrone di casa, sarebbe il consigliere delegato allo sport, Gennaro Paladino, nonché milanista, che ha creato... Mi tocca, è giusto che lo faccia. Bene. Buongiorno a tutti, porto il saluto dall'amministrazione comunale mio personale, saluto il grande Stefano Tacconi, il presidente dello Juventus, il direttivo e tutti i soci. L'amministrazione comunale e l'assessorato di cui io sono delegato è sempre attento a promuovere lo sport in tutte le sue espressioni e discipline. E vinto oggi di celebrare con la presenza di un grande del calcio italiano e mondiale, indimenticato portiere della Juve e della Nazionale, brillante protagonista di tanti eventi calcistici e riconosciuto campione di realtà sportiva, per aver onorato lo sport del calcio con serietà e assoluta dedizione. Vorrei fare un breve excursus sulla vita calcistica di Stefano Tacconi. Te lo dico perché lo meriti. Cresciuto nello Spoleto, si mette subito in evidenza tra i pari e viene scoperto giovanissimo, purtroppo, dall'Inter. Veste le maglie nerazzurre della Beretti e Primavera. Nel 1978 viene mandato in prestito alla Propazia, dove fa il suo esordio in un campionato professionistico. Poi il Livorno in C1 nella stagione 79-80. Passa alla Sabernetese in Serie B. Esordisce poi in Serie A con la maglia dell'Avellino nella stagione 1980-81, dove resta per 3 stagioni, per poi trasferirsi alla Juventus nel 1983, sostituendo il mitico Dino Zoff. Con la Juve vince 2 scudetti nel 1984 e nel 1986, una Coppa Italia nel 1990 ed è vice di Zenga ai mondiali d'Italia 90. A livello inter, chissà perché c'era un'intervista sempre di mezzo. A livello internazionale è stato uno dei 9 calciatori ad aver vinto tutte e 3, dopo ti dirò 5. Allora aspetta che ti dirò il passaggio. Ad aver vinto tutte e 3 le maggiori competizioni calcistiche europee per club con le sue vittorie in Coppa delle Coppe nel 1984, in Coppa dei Campioni nel 1985 e in Coppa UEFA nel 1990.
è inoltre uno dei soli 5 calciatori vincitori di tutte le competizioni calcistiche internazionali. Con i suoi successi in Supercoppa europea nel 1984 e in Coppa Intercontinentale nel 1985, unico portiere a raggiungere tale traguardo, nel 1992, dopo 10 anni alla Juventus, si trasferisce a Genoa e nella stagione 94-95 dà avvio all'attività agonistica. Cosa abbiamo perso? A Tacconi dire un grande grazie per quello che è stato e per cosa ha dato per il calcio. È un augurio di sempre più brillanti successi e affermazioni specie nella vita. Adesso ho saputo che ti sei dato alla politica. Adesso non so se è un comunque, grazie Tacconi, grazie per tutto quello che hai dato allo sport italiano e grazie a lui più messi in chiaro e Juventini, lo dico con forza perché ovviamente lo merita, di essere a Grumo oggi per inaugurare un nuovo Juventus. Grazie e buon proseguimento a